il simbolo del profeta in oro. I fabbri della città iniziarono a sviluppare il proprio stile, ma è molto simile all'artigianato bizantino.
Non c'è modo di abbatterla per ora. Spero che tu abbia ricevuto il mio ultimo nastro in tempo. Sto prendendo l'abitudine di registrarti questi messaggi. Ana dice che ogni tanto dovrei staccarmi dai miei libri e dalle mie carte per ricordarmi perché sto facendo tutto questo. So che mi odi per essermene andato, ma un giorno vedrai che ne sarà valsa la pena. Tutto questo non sarà stato invano. Ti saluto con affetto. Impegnati negli studi. So che il tuo lavoro era davvero importante. Ma all'epoca non mi sembrava così. Tutto questo mi ha comunque insegnato a essere indipendente e a prendermi cura di me stessa. Lezioni che si sono rivelate molto importanti. Deve esserci il modo di salire nella vecchia prigione.
questa scritta sembra indicare qualcosa nelle vicinanze. Vecchio campo di lavoro sovietico. La Trinità se ne è appropriata. L'hanno riparata l'antenna radio? Non ancora. I tecnici non si aspettavano di avere a che fare con un trasmettitore di 50 anni. Meglio che si diano da fare. Cosa hanno detto i guide locali che hanno trovato fuori dalla valle? Che avevano accompagnato due persone, di cui una era una giovane donna britannica. Ma li hanno lasciati sui monti prima della notte. Deve essere proprio lei, incubo di Comfort. Chi riesce a beccarla, mi dà il tempo. Bersaglio localizzato! Andiamo! Solo io e te! Ancora propaganda sovietica. Senti, sono dalla vostra parte. Ho lavorato come tecnico della manutenzione per la Trinità, ma devo andarmene da qui. Queste persone sono pazze. Ho accumulato dell'attrezzatura. È tua, se hai i soldi per pagarla. Non si accorgeranno se mancano alcuni pezzi, ma se lo vengono a sapere o se mi vedono con te, sono un uomo morto. Ho bisogno di valuta pulita nel caso in cui le cose andassero male. Preferibilmente oro. Pensi ci si possa accordare? Vedrò cosa posso trovare.
oggi roba del genere la trovi solo al mercato nero. Top di gamma. Fate rapporto da tempo. La Trinità è sempre più preoccupata. Abbiamo avuto problemi con i nativi. Le comunicazioni si sono interrotte, ma ora è tutto sotto controllo. Se la situazione diventa ingestibile, prenderemo noi il controllo. Non accadrà. Avete affidato l'incarico a me. Sono stato scelto per farlo. Non vi deluderò. Ce lo auguriamo. Ehi! Lara, stai bene? Oh, grazie a Dio. Anna, cosa? Che ci fai tu qui? Non lo so, non me lo ricordo. Che succede, Lara? Ho paura. Mi dispiace davvero. Non pensavo se la prendessero con te. È colpa mia. Chi sarebbero? Che cosa vogliono da te? La stessa cosa che voleva mio padre. Oh no, Lara, ti avevo detto di non farlo. Qualunque cosa cerchino, dagliela. Non è così semplice. Resisti. Ti tirerò fuori da qui. In qualche modo. Basta così. Lei non sa niente. Ma che... Tu... No. Stai con loro. Non ci posso credere. Tu, brutta stronza! Non potevi arrenderti, non è vero? Sapevo che saresti riuscita ad arrivare fin qui. Che cosa ti aspettavi? Non deve finire così. Cerchiamo la stessa cosa. Ci serve qualcuno come te. Vuoi dare un senso alla tua vita? Noi possiamo dartelo. Non direi sul serio. Ho visto il modo in cui agisce la Trinità! Lo prendo come un no? Prendilo come un vaffanculo! Dimmi, Anna, la Trinità ti ha reclutato prima o dopo che hai iniziato a fotterti mio padre? Amavo Richard, ma l'idealismo lo aveva accecato e l'ha distrutto.
Che vorresti fare con il manufatto? Mostrarlo al mondo? Salvare la reputazione di tuo padre? Sei incredibilmente ingenua. Una ragazzina impaurita che cerca di imitare il suo paparino. Basta così. No, non ancora. Tu e io possiamo ancora stare dalla stessa parte. Pensaci, Lara. Non finisce qui. Bastardo! Forse non gli hanno insegnato le buone maniere. Credevo di essere solo. Lo credevo anch'io, ma come vedi... E come si chiama la mia nuova compagna di cella? Lascia stare, non resterò a lungo. Constantine non ha molta pazienza. Nemmeno io. Questo lo vedo. Complimenti. Puoi tirarci fuori da qui? Tu non sei incluso. Non so neanche chi sei né perché sei qui. Scusa. Al momento sono a corto di fiducia nel prossimo. Non farai molta strada senza di me. Non hai idea di quanta ne abbia già fatta. Cosa sai di loro? Sono una setta, antica e segreta. E sono convinti di agire per volontà divina. Da quanto ho visto, direi che di divino hanno ben poco. Da qui esce dell'aria. Forse potrei riuscire a sfondarlo. E cosa pensi di farci? Te lo dirò quando l'avrò capito. L'hanno sentito. Motivo in più per filar via da qui. C'è un'uscita? No, ma ho trovato qualcosa che può essere utile. Calma, meglio non attirare l'attenzione. Cercano quello che cerchi tu, ma noi non possiamo darlo. Non potete o non volete? C'è una differenza. Ha funzionato. Riesci a uscire? Aspetta, fammi uscire. Posso aiutarti? Non mi posso fidare. Forse non siamo nemici.
Me lo sento. E credo lo sappia anche tu. Lavoro meglio da sola. Conosco la zona. So come muovermi. Io imparo in fretta. Non lo metto in dubbio. Ma forse ho qualcosa di più prezioso da offrire. So cosa state cercando. Grazie. Sono Jacob. Lara, prendi questa. Nel caso ci dividessimo. Dobbiamo muoverci. Le guardie faranno il giro di perlustrazione da un momento all'altro. Sai come si esce? Sì. Ho avuto tutto il tempo di studiarlo, questo posto. Da quanto tempo stavi in quella cella? Abbastanza da capire che Constantine non si fermerà finché non avrà trovato quello che cerca. La sorgente divina. È qui. La fiducia va ricambiata, Lara. Che cos'è? Una lezione di storia. Questo luogo ha molte cicatrici. Era un campo di lavoro. I sovietici ci spedivano i prigionieri a lavorare nelle miniere. Quelli sono antichi. Cosa hanno trovato? Non stavano estraendo minerali. Sembra più uno scavo. È probabile. Scavavano ovunque fiutassero qualcosa di prezioso. Ho finalmente rivelato i miei tradimenti. Lara sa la verità. Una strana serie di emozioni mi stringe la gola. Rimorso, prima di tutto. Rimorso per una parte di me che è rimasta in quella cella di tortura. Ma c'è anche altro. So che Constantine crede che io abbia perso il mio acume, che il tempo trascorso con i Croft mi abbia ammorbidita. Ma si sbaglia. Non è tenerezza, ma un nuovo tipo di determinazione. Sapevo che Lord Croft era un uomo intelligente. So che sua figlia custodisce dei segreti. Come alleato, sarebbe molto preziosa. Come nemico, rappresenterebbe un grave problema. Devo assicurarmi che l'arroganza di Constantine non prevalga quando la affronteremo. E poi? Il mio villaggio è in una valle dall'altro lato della montagna. Posto di comando 2, ultimo elicottero in volo. Roger. All'ultimo campo. Segnalati problemi al depot di comunicazione. Negativo. Abbiamo catturato un intruso armato proveniente dall'esterno. È una donna. Ha creato problemi di interesse. Altri nemici sono. Resta qui. Me ne occupo io.
squadra alla cucina prima che si scateni la tempesta. Si avvicina una tempesta. Gli elicotteri dovranno tornare a tempo. Non ho ancora coperto tutta la zona. Allora dovremo darci ancora più da fare. Constantine vuole perfezionare una missione di lancio. Qualche vecchio documento nella prigione. Volta di rovina, l'altro di maniera. Sognateci sapendo cosa c'è nascosto qui. All'inizio no, ma poi devo fare questo troppo bene. Questa roba è tutta vicina. Pannello è fuso, ci siamo quasi. È incredibile che questa roba funzioni ancora. Sembra che vengano dall'altra parte. Forse i nativi? Ragione in più per spararti a vista.
Anna ha lasciato cadere la maschera. Finalmente io e lei siamo di nuovo uniti. Gli ultimi anni senza di lei sono stati difficili. Quando sono debole, la sua voce mi dà la forza. Quando lei perde speranza, io gliela riaccendo. Devo ammettere però che sono preoccupato per lei. La sua salute vacilla, è vero, ma la cosa che mi preoccupa di più è la sua mancanza di determinazione. Temo che una parte di lei sia andata perduta a causa degli anni che ha trascorso con i Croft. Deve aver finto così bene le sue emozioni per Lord Croft che alla fine sono diventate reali. E ora temo che si siano riversate su Lara.
Jacob, ho trovato un modo per aprire il cancello interno. Raggiungi lo spiazzo. Io sono già dentro. Anna, devo riuscire a entrare. Solo esploratori e cecchini. Fallo. L'area da coprire è molto vasta e la Trinità vuole che troviamo il manufatto il prima possibile. Ancora niente, satellite. Troppe interferenze. Cielo costantemente coperto. È come se questo luogo non esistesse. Non è un caso. Se è davvero qui che il profeta ha nascosto la sorgente... Jacob, che sta facendo? Stai attenta, Lara. Ma voglio vedere quelle rovine con i miei occhi. E la Croft? Lasciamo la vita per adesso. Voglio andarmene da questo inferno di ghiaccio. Allora ho buone notizie e riscontri dagli esploratori. I nativi hanno un villaggio dall'altra parte della montagna. Presto verrà il tuo momento. Il nostro momento. Ma questa volta cerca di restare lucida. Che intendi dire? Sei sentimentale con lei, la ragazza, ed è per questo che è ancora viva. Non possiamo permetterci di guardare al passato. Dubiti di me? Sai quanto ho dato alla Trinità? Quello che ho sacrificato, quello che ho Sto bene. La vita è stata impietosa con entrambi, ma ho giurato di proteggerti sempre. Sarei io la sentimentale? Te lo prometto. Alla fine ne sarà valsa la pena, con la sorgente divina. Tu vivrai. Ma soprattutto vivrai in un mondo senza peccato. Manda gli uomini in quel villaggio. Scopriamo quello che sanno. È troppo rischioso. Lasciami i miei piaceri. Tutto questo non conterà una volta raggiunto il nostro scopo. Constantine, vieni alle celle di detenzione. Siamo una cosa sola, sorella. Ricorda. Sempre.
stai facendo? Quando l'umanità sarà giudicata, gli infedeli verranno ridotti in cenere e la cenere verrà dispersa. Chi ha fede sarà glorificato e avrà la vita eterna. Scappa, ti troverò! Dobbiamo trovarli! Continuate a cercare! Devono essere qui, da qualche parte! Ok. Devo trovare il modo di andarmene da qui. Dobbiamo trovarli! Continuate a cercare! Il deposito ferroviario è all'estremità nord del Gulag. Ci vediamo lì. Arrivo. È strano essere di nuovo sul campo. Sono rimasta sotto copertura per tantissimo tempo, rinchiusa in una vita lussuosa al maniero Croft. Qui non c'è traccia di lusso. L'aria è gelida, il cibo è in scatola e freddo. La compagnia, a parte Constantine, è tremenda. Ma sono io che ho chiesto di venire qui, perché ne ho bisogno. Non ho il lusso del tempo e della pazienza. Io e Constantine abbiamo iniziato insieme questo viaggio, e io sarò al suo fianco quando il suo destino si realizzerà. Quindi per ora respirerò profondamente. Lascerò che l'aria fredda mi bruci i polmoni. Mi servirà per ricordarmi che sono ancora viva. E a darmi la carica per questi ultimi passi, verso il nostro destino. Diavolo, devo uscire da qui. Rimontate tutto! Devo togliere quel cavo da là. Potrei usare questo vecchio aggeggio. Thank you.
A mano che ci addentriamo nella valle, osservo le rovine e rifletto sulla mia essenza di essere mortale. Queste strutture sono rimaste qui per secoli in attesa di questo momento. Riesco a sentire il loro senso d'attesa. Ogni singola pietra vuole che riusciamo nella nostra impresa. E cosa può fermarci? Gli infedeli, i timorosi e i dannati. Coloro che hanno nascosto la sorgente alla Trinità per tutto questo tempo. Solo noi possiamo usare quello che è nascosto qui per il fine per cui è stato creato. Questo mondo è troppo corrotto, marcio e malato. Solo la Trinità può salvarlo. Avremo il nostro esercito. Un uomo giusto lo guiderà. Constantin sarà quell'uomo. Dopo settimane, per la prima volta, le cose iniziano ad avere un senso. So che c'è qualcosa nascosto qui. Anche i sovietici sono venuti a cercarlo. E ora anche la Trinità e Anna. Anna, santo cielo. Ancora non riesco a crederci. Tutto questo tempo. Sorvegliava anche papà. Devo sbrigarmi a trovare Jacob e a unirmi ai suoi uomini. Se saprò guadagnarmi la loro fiducia, forse mi dirà di più su questo posto. Thank you.